è qui con noi. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buona domenica. Grazie altrettanto. Il sabato com'è andato questo sabato che... Sabato di lavoro. No, calcisticamente parlando. Calcisticamente siamo concentrati a mercoledì. Mercoledì c'è la Champions. Ah, per questo, no. Volevo dire che ieri... Guardiamo sempre avanti. Sì, facendo tesoro del passato, ma si guarda sempre avanti. Lei forse non ha visto la partita ieri sera, non so, è impegnato in questi ultimi giorni, forse molto impegnato, quindi non ha il tempo di vedere la partita, o l'ha vista? Diciamo che ho visto lo spezzone alle 11, qualche spezzone alle quindi 11. Quindi la fine ha visto? No, lo spezzone alla fine nella... Lo sa che una tifosa napoletana le ha dedicato rose rosse di Massimo Ranieri? La ringrazio, è stata gentilissima. E ci sta vedendo comunque. La salutiamo, la ringraziamo. Dice, non sapevo che il sindaco era tifoso della Juventus. Sempre. Ecco, quindi, vabbè, comunque... Sta giocando male la Juventus, non è un buon periodo decisamente, la Champions è una scusante, tanto per drammatizzare, per la Juventus negli ultimi anni eravamo abituati a ben altro, ci sta pure questo. Beh, certo, non sempre si può vincere comunque. Diciamo che ricordiamo le vittorie e una novità è l'Inter quest'anno, perché da ragazzino non ricordavo più vincere l'Inter così. Certo, ma noi lottiamo sempre per il terzo posto, comunque io ho detto all'inizio che la Juventus e la Roma si contenderanno lo scudetto di quest'anno, ma bene, breve parentesi calcistica, ma parliamo di cose più serie. Intanto il sindaco lo ringraziamo che è venuto per dare un po' chiarimento della situazione attuale, di questa vertenza contro il sindaco o il cittadino Meduri, beh, magari ce lo spiega il sindaco, ecco, questo lo facciamo parlare subito, è inutile fare altre domande, intanto partiamo da qua. E intanto dobbiamo registrare che tutta questa credine nei miei confronti, nei confronti anche della città. Io vorrei ricordare e partire da quella stretta di mano nel primo comizio, che nel primo incontro confronto a tre che abbiamo fatto a Piazza Don Bosco. Per me è più facile, visto che ho vinto le elezioni, dire che dovevamo unirci e lottare per il bene comune e essere propositivi. Di propositivo vedo ben poco nei miei confronti da parte di Marino e degli altri, e di propositivo vedo ben poco per il paese. Noi rimaniamo all'avvertenza. Io ho avuto modo di leggere, perché leggo i giornali, leggo tutti i giorni, e tutta questa pressione mediatica, questa gogna, e volevo fare una domanda. Perché alcuni giornali, alcuni emittenti televisivi non hanno speso una sola parola per uno dei due ricorsi che sono stati fatti al cittadino, al sindaco Meduri? Poi la possiamo porre, perché io vorrei un attimino precisare che a me il ricorso sì è stato fatto nei confronti di Giuseppe Salvatore Meduri, ma una piccola sfumatura mi è stato consegnato nella casa comunale, poi sempre col tressinto. Comunque sono dettagli che si prestano a mille interpretazioni, che fanno sicuramente lavorare gli avvocati, però due considerazioni. Allora, se un tizio viene accusato, beh, dovrebbe avere il sacrosanto diritto alla difesa, e di questo si sta trattando, cioè è stato richiesto che l'estromissione dal giudizio è l'estromissione della mia difesa. Quindi, vabbè, poi punti di vista, giusti o sbagliati che siano. Passiamo all'altro aspetto. L'altro aspetto è quello del ricorso fatto dal cittadino svizzero nei confronti del cittadino Giuseppe Meduri. Poca importanza ha in questo caso, perché il ricorso è stato ritirato. Ora dico, uno che ha tanto, passiamolo tra virgolette, bruciore per fare un ricorso, che è residente svizzera, iscritto all'AIRE del comune di San Lorenzo, questo è quello che siamo riusciti a scovare noi, il Crea Domenico, che arriva il fatidico giorno, il 25, il giorno che avrebbe dovuto decretare la fine del mandato di sindaco di Giuseppe Meduri, e con grande sorpresa ritira il ricorso.
Allora, io ho a questo punto una domanda, me l'ero posta prima e me la ripongo e la pongo a chi mi sta ascoltando. Perché Crea fa ricorso? Qual è l'interesse di Crea? Crea agisce solo o c'è qualcuno dietro? O c'è qualcosa dietro? Mi auguro che anche la magistratura possa interrogarsi e magari col tempo dare una risposta a quello che è un dubbio che, onestamente le posso dire, per qualche ora mi ha tolto il sonno, mi ha fatto anche innervosire, però bisogna stare calmi, bisogna recuperare quella serenità che, non vi posso nascondere, mi è mancata per parecchi giorni, perché non credevo che si potesse arrivare a certi, diciamo, non voglio neanche definirle. Avrevo messo in conto magari la lettera anonima, una certa pressione, le attese, avevo messo in conto pure nel momento in cui sono arrivati da Del Tolari che solo un cittadino su tre aveva votato per noi, quindi due su tre si sarebbero messi di traverso. Però onestamente tutto questo, tutta questa cattiveria nei confronti del sindaco, e qua è una cattiveria nei confronti della persona. Però la persona Peppe Meduri, oggi, che piaccia o non piaccia, è il sindaco di Melico, il sindaco di tutti, e un po' di rispetto verso la volontà popolare che è stata sovrana, nel bene o nel male, forse non ha scelto il meglio, come dice qualcuno. Altri dicono ha scelto il meno peggio, io dico che ha scelto e le scelte vanno rispettate. Avevo chiesto del tempo per essere giudicato, per poter lavorare, continueremo a lavorare. Qualcuno mi ha posto la domanda, il 26, oggi ne abbiamo 27 domenica. Un giorno come gli altri, io non mi nasconderò mai, continuerò a lavorare con maggiore serenità. Vi posso dire che c'è tanta gente che mi sta vicino, che mi sta, diciamo, tra virgolette, incoraggiando, sostenendo, e di questo ne sono fiero. Li ringrazio pubblicamente e ringrazio, perché in questo momento, credetemi, che è un momento particolare. Perché io il 25 mattina, lei l'ha affrontata con molta tranquillità. Nel piazzale del Ceder ho incontrato un mio collega, l'ingegnere Cozzupoli, che è sindaco di Reggio. Lo saluto con affetto, se avrà modo magari se ci sta ascoltando qualcuno lo potrà riferire. E mi risparmio il quanto mi è stato detto e lo ringrazio con affetto per le belle parole di stima che ha avuto nei miei confronti e quant'altro. Ho parlato il sindaco di Reggio, l'ex sindaco di Reggio, con per quanto arriviamo alla conclusione, l'esito di questo ricorso nei miei confronti, perché uno ormai è caduto. Quello Crea ha ritirato il ricorso, volevo sottolineare, sì. Noi abbiamo aderito alla richiesta di ritiro del ricorso e abbiamo chiesto la condanna delle spese di giudizio. Questa nostra richiesta nessuno si è opposto, quindi mi chiedo, il Crea, che aveva tanto interesse a fare il ricorso, poi ritira il ricorso e accetta la condanna alle spese? Mi sono un po' strano. Comunque, chi vivrà vedrà. Adesso... E noi ci saremo e saremo qua anche dopo il 30 ottobre, la sentenza ci sarà qualche giorno ottobre. Dopo, non sarà proprio il 30 ci sarà la discussione. E qualcuno mi ha detto, tranquillo sindaco, vincerà anche senza costituzione in giudizio, lei poteva essere tranquillamente, non difendersi, tanto... Comunque lei la sta vivendo in tutta tranquillità, molto serenamente. Certo. Bene, sindaco, questo per quanto riguarda l'avvertenza, anche perché abbiamo poco tempo, ma abbiamo una telefonata già in diretta. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Il sindaco, volevo esprimere tutta la mia solidarietà e dire al sindaco di non perdere il sonno per questa gente, di andare avanti con forza, perché lui è una persona molto sensibile, ce la farà. Lei da dove chiama, signora? Da Melito. Il suo nome? Tommasino. Tommasina? Sì. Tommasina. Ecco, il sindaco le risponde. Grazie, signora, grazie. Buongiorno. Grazie, signora.
Grazie mille. Ecco, la gente comunque, da questo si nota che la gente esprime solidarietà al sindaco. In attesa di altre telefonate, visto che abbiamo parlato dell'avvertenza, il tempo è brevissimo, parliamo un po' di scuole, perché in questo giorno, sindaco, c'è stato un caos generale per quanto riguarda le scuole, i bambini sono anche disorientati. Ecco, possiamo parlarne, perché questo disagio, tutto questo creare problemi soprattutto ai ragazzi delle scuole elementari, i bambini che insomma ne soffrono di questo, sindaco? Io ho diciamo che la problematica scuola noi l'abbiamo affrontata e credo anche in maniera esemplare. Allora noi dal primo giorno abbiamo due scuolabus con due assistenti, con gli operatori, i conducenti dello scuolabus regolarizzati dal primo giorno all'ultimo giorno. Ricordiamo che uno degli autisti il sabato era in ferie e guidava regolarmente, tra virgolette, lo scuolabus. Partiremo tra qualche paio di giorni con la mensa dal 1° ottobre, per noi questo è l'indirizzo, speriamo di riuscirci, ma se sarà il 2 o il 4 ottobre cambia poco. Partiremo da lunedì con l'assistenza diversamente abile. Noi abbiamo fatto una variazione di bilancio per questo servizio, perché il servizio l'anno scorso è partito dal 1° di gennaio e noi in bilancio non avevamo soldi per poterlo partire dal fine settembre, dai primi di ottobre. Scuola, le difficoltà, il fatto che in pochi giorni sono stati cambiati diciamo a raffica gli orari per i nostri bambini. Io dico nostri perché pure io ho una bambina che va alla scuola elementare. Volevo solo un attimino, le chiedo scusa. No, perché queste allora, sono delle domande che si fanno. Il pomeriggio? Io dico il pomeriggio, diciamo, è storia. Alla scuola si va la mattina. Il pomeriggio deve essere solo un evento eccezionale e limitato. Ci sono le scuole e noi abbiamo fatto un passaggio molto celere per dare dignità un po' a tutte le scuole. Se vi invito a fare un giro per i cortili delle scuole, stiamo ancora facendo qualcosina, in qualche scuola non abbiamo fatto il massimo, ma ci ritorneremo. Il Lacco, Pallica stesso, stiamo lavorando sull'asilo Turati, sul Rumbolo, e dobbiamo andare al centro, però Pilati, andate Pilati, San Leonardo, Annà. Allora Prunella viene riaperto domani sera alle 16:30 verrà l'ingegnere Porco, così si chiama, non è un dispregiativo, è il cognome, per responsabile della SimLab, una società di Cosenza. L'ingegnere è anche professore universitario presso l'Università di Cosenza e relazionerà su tutti gli edifici scolastici per il quale è stato incaricato dalla commissione straordinaria e relazionerà soprattutto su quello che è stato fatto a Prunella. E siccome è stato, diciamo, il sindaco attaccato più volte sulla scuola di Prunella, agibile o non agibile, ci sarà l'ingegnere Porco, che non è un dipendente del comune o un qualcuno che ha ricevuto un incarico del sindaco, e relazionerà abbondantemente sulla scuola di Prunella. Quindi invito tutti i genitori che hanno i bambini a scuola a venire ad ascoltare e a porre eventualmente domande all'ingegnere Porco. Allora Prunella, noi abbiamo risposto a un'interpellanza fatta dai consiglieri di minoranza, io ho risposto io. Intanto c'è da dire che noi abbiamo riaperto Prunella e quello che avevamo trovato una sommurgenza, un affidamento in sommurgenza per 23.000 euro di lavori. Noi abbiamo riaperto Prunella con 11.500 euro, non è che non abbiamo fatto una parte di lavoro o abbiamo fatto di più o di meno, abbiamo semplicemente fatto quello che era necessario, lo stretto necessario, andando a risparmiare il 50% di quella somma che i commissari avevano destinato per le scuole di Prunella. Poca cosa, dice qualcuno,
per noi diciamo che semplicemente che abbiamo posto maggiore attenzione. E poi passiamo alla scuola della Marina. Perché la Marina no? Tanto c'è da dire che la Marina sono stati spesi 172.000 euro, il RUP è la stessa direttrice didattica per questi 172.000 euro che sono spesi, e la relazione sulla fine lavori è stata consegnata al comune, che è il titolare della scuola della Marina, soltanto il 22 di settembre. Io non voglio assolutamente puntare l'indice contro chi e contro qualcuno e dire io sono più bravo o meno bravo dell'uno o dell'altro, però ci sono dei passaggi che vanno assolutamente ribaditi e chiariti. Nella scuola della Marina intanto i lavori sono stati chiusi il 22 di settembre, perlomeno questa è la data in cui è arrivata la relazione presso gli uffici del Comune, se non sbaglio la scuola è stata aperta qualche giorno prima del 22 settembre. Poi c'è un'altra cosa significativa, al piano primo, nel pavimento del piano primo in una scuola a due piani, oggi ci piove, oggi c'è un laghetto. E un attimino mi pongo un interrogativo: è giusto che i bambini vanno con l'acqua sulla testa? È giusto non intervenire immediatamente sul tetto della scuola della Marina? È giusto che ancora i lavori, precedenti lavori rispetto agli ultimi, ovvero quelli di pannelli solari, non risultano ancora regolare, non risulta certificato regolare esecuzione? Quindi un interrogativo io prima come genitore e poi come sindaco me lo devo porre. Qualcuno ha avuto una scarsa attenzione, altri dicono ma avete avuto 4 mesi di tempo. Le problematiche sono tali che 4 mesi evidentemente non sono bastate e non basteranno 2 o 3 mesi. Noi contiamo di arrivare entro fine anno a riaprire i locali al piano terra e poter rendere finire i lavori anche al piano primo, e magari il mese dopo, nel febbraio del 2016, aprire anche il primo piano. Poi va considerato anche il fatto che vanno fatti altri lavori nelle scuole, per cui noi abbiamo recuperato un finanziamento di 300.000 euro. Bisogna intervenire a Pilati, quindi Pilati verrà chiuso per qualche mese. Bisogna intervenire all'Arco, l'Arco verrà chiuso per qualche mese. Bisogna intervenire a Anna verrà chiuso. Ma su tutto questo non è possibile che l'amministrazione e le istituzioni, sindaco e responsabile, i dirigenti scolastici non dialogano e non trovano un rapporto armonioso. Noi l'abbiamo richiesto, non siamo riusciti ad averlo, forse abbiamo qualche colpa e qualche responsabilità. Abbiamo allungato la mano, abbiamo dato una scuola, è stata chiusa, è stata richiesta l'agibilità. Interrogativo: ma come mai viene richiesta solo l'agibilità per il solo plesso di Brunella e non per tutti? Un'altra domanda: ma c'è qualche scuola che ha l'agibilità? Io non mi voglio però a chi dice se hai il coraggio chiudi tutte le scuole, io rispondo che ne ho di coraggio e sono anche responsabile e ho molta coscienza. La coscienza per dire che i bambini a scuola ci debbono andare, perché è giusto che i bambini ci vanno e che debbono andare anche in scuole sicure e tranquille. Con presunzione dico che Brunella è una scuola tranquilla, è una scuola sicura, e questo lo dirà domani sera a chiare note l'ingegnere Porco. Per chiudere questo argomento delle scuole, sindaco, chiariamo un attimino. Il sindaco, l'amministrazione comunale non c'entra con gli orari di scuola? Assolutamente no. Ecco, perché le mamme e i genitori giustamente ancora hanno le idee confuse. Sembra che gli orari vengono spostati dal sindaco. Assolutamente. Quindi, il sindaco non entra assolutamente. Dico una questo cosa per chiarire. Una cosa: è difficile accontentare 100 genitori. Certo. C'è chi la vede in un modo, chi ne vuole un altro, chi la vede in un altro. È chiaro che la difficoltà maggiore ce l'hanno i nostri bambini, perché nel pomeriggio c'è chi fa scuola calcio, chi fa danza, esatto, chi fa musica, chi va a catechismo. La scuola del pomeriggio
e il mio modesto pensiero è un grande sacrificio, sì, non solo per i bambini, anche per i genitori, ma soprattutto per i bambini. Guardiamo ai nostri bambini. Esatto, questo era per chiarire naturalmente gli orari, quindi molte mamme. E c'entra poco il sindaco con il nulla osta per il trasferimento dei bambini. Io ho avuto più di una mamma che è venuta da me, qualcuna addirittura che chiede il nulla osta per spostare il proprio figlio a Montebello, addirittura a Reggio, è una cosa che duole. Io registro queste richieste veramente con grande dispiacere. Bene, questo era per quanto riguarda le scuole. Prima di farle l'altra domanda importante, sembra che abbiamo un'altra telefonata in diretta, vediamo di mandarla subito. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Bruno. Buongiorno Bruno. Buongiorno a Filippo e buongiorno al signor sindaco. Sì, una domanda breve perché abbiamo poco tempo e abbiamo tante domande da farle al sindaco. Vai. Sì, no, volevo chiedere, dato che in questi giorni si sta parlando tanto di ospedali che aprono, che chiudono, se, insomma, volevo sapere com'è la situazione per quanto riguarda l'ospedale di Melito. Bene, Bruno. Poi volevo segnalare qui in via Tommaso Campanella che siamo al buio, se possono venire a sistemare un po' l'illuminazione pubblica. Benissimo, ti risponderà il sindaco, ha preso già appunti, ti risponderà per quanto riguarda l'ospedale e l'illuminazione. Ok, in via Tommaso Campanella. Grazie Bruno, grazie. Grazie a voi. Ecco, dovete ascoltarci comunque per telefono, mi raccomando, non per televisione, perché altrimenti vi arriva subito dopo, tardi. Io direi, sindaco, di toccare un altro argomento importante, poi magari lei risponde sull'ospedale, vuole rispondere prima come vuole. Non ho difficoltà. Parliamo un attimino, ecco, un altro argomento importante, sciopero spazzatura. Ecco, se ne è parlato in questi giorni, vediamo di toccare questo argomento, sindaco, perché sembra che sia... Sembra che ci si sembra, abbiamo appreso dai giornali che ci è stato anche comunicato che il giorno 5 dal sindacato di base USB, che il giorno 5 e il giorno 6 ci sarà uno sciopero dei dipendenti d'ASED. Io vorrei che qualcuno andasse a rispolverare una mia mozione presentata nel 2007 proprio su questa problematica, quindi un po' diciamo lontana nei tempi, un po' lontana dall'idea di essere sindaco e di avere questa grande responsabilità che oggi ho con tutta la maggioranza di merito nel cuore. Lo sciopero è un diritto di ogni lavoratore, è chiaro che se gli operai non vengono retribuiti, hanno parecchie mensalità, hanno il diritto di fare sciopero. Noi diciamo, e qualcuno lo anche ha detto, che è una vertenza che parte da molto lontano, da tanti anni. Come mai nessuno l'ha aggredita e ha tentato di tagliare quel famoso cordone ombelicale, nel senso, io dico uno, controparte dice 10, si taglia a 2, si taglia a 1, si taglia a meno 1, si taglia a 11, però va definita in questo senso il taglio del cordone ombelicale, o nell'altro senso va interrotto il rapporto con ASED. Qualcuno mi ha detto che sono cattivo, che ho l'unico obiettivo è quello di distruggere un'azienda, di lasciare all'astrico e alla fame, mandare alla fame 50 famiglie. Io voglio tranquillizzare tutti, non sono un soggetto assolutamente cattivo, non ho assolutamente l'obiettivo di distruggere chi che sia. Io ho scritto in quella mozione del 2007 che chi lavora deve essere pagato, l'ho detto a chiari noti, ma deve essere pagato per quanto lavora. Oggi noi abbiamo fatto la cosa che abbiamo ritenuto giusto, di fronte a una richiesta di credito abbiamo chiesto ai nostri funzionari di relazionare e il carte alla mano, i funzionari dicono che non c'è un credito ma addirittura c'è un debito. Abbiamo mandato queste carte ad ASED. Quindi questo è quanto. Io purtroppo avrei voluto poter definire questa controversia e trovare un punto d'incontro, ma come ho detto nella conferenza stampa, la distanza è tanta e tale che il punto d'incontro a mio avviso non si potrà mai trovare. Però un altro interrogativo me lo voglio fare. Io onestamente mi dispiace, credetemi, quando io non sono abituato a insultare nessuno, ho scelto a offendere nessuno,
ho scelto la strada del silenzio, non vedete sui social nessun commento, non vedete mai alcuna risposta. Stamattina c'è stato un passaggio dove qualcuno mi parlava appunto che io non prendo in considerazione che 50 famiglie non potranno più mangiare, che non è così, assolutamente l'attenzione verso le famiglie in difficoltà, verso i meno fortunati, i disagiati, l'attenzione è massima. Io non mi rivolgerò mai a nessuno dicendogli morto di fame, assolutamente, tutti noi abbiamo una dignità, me compreso, una dignità che personalmente non va calpestata, non va assolutamente... In questi giorni questa frase sui network girava parecchio, sindaco. Sicuramente non è uscita dalla mia bocca, mi dispiace, me l'hanno rifiutata. Gliel'avrei chiesto. Non voglio assolutamente, è una cosa, è un'offesa che tocca anche me in quanto primo cittadino di Melito e mi sento di rappresentare un po' tutti. Diciamo tutti i cittadini, non solo quello di Melito, che hanno difficoltà, e ognuno lavora, il lavoro è dignità e chi lavora deve essere pagato, questo diciamo è assolutamente il mio pensiero assoluto, e questo contenzioso non l'ho creato io, a noi tocca diciamo non gestirlo, perché non va gestito, va definito. Mi auguro che presto possa essere definito, così chiariamo una volta per tutte chi io non sono il lupo cattivo, non lo sono mai stato, sono uno che ama affrontare i problemi, e questo è un grosso problema. Nel momento in cui ci vengono chieste 3.700 euro, è giusto richiederle, però nei limiti del garbo, del rispetto verso le persone. 3.700.000 euro. Il sindaco non è una persona che dice A, pensa B e fa C. Il sindaco non è, voglio fare una precisazione, ho detto che preferisco essere chiamato Peppe di Brunella o Peppe Sardina, non mi vergogno, questo l'ho detto, però questo lo può fare solo chi mi rispetta, lo può fare chi ha un tono confidenziale nei miei confronti, non lo possono fare tutti, ma soprattutto non permetto a nessuno di farlo in senso dispregiativo. L'educazione, io dico, può tranquillamente chiunque non rispettarmi, però l'educazione è un'altra cosa, e sono due facce di due medaglie diverse, l'educazione è una cosa e il rispetto è un'altra. Quindi questo... E la politica è un'altra cosa. È un'altra cosa, certo, la politica si discute diversamente. Quindi sciopero spazzatura, l'abbiamo toccato, il sindaco deve andare via, abbiamo pochissimo tempo, ma veramente poco. Io volevo farle un'altra domanda, sindaco, per quanto mi riguarda, il signor Nino ci ha chiamato prima del suo arrivo. Bruno era ospedale. No, prima, volevo chiederle questo. Marciapiedi liberi a Lembo, trazione Lembo. Ma i marciapiedi dovrebbero essere liberi in tutti i posti, e vorrei far notare per esempio i marciapiedi liberi di via Leonardo da Vinci, erano da mesi che erano completamente ostruiti, oggi non c'è più nulla sui marciapiedi. I marciapiedi su San Leonardo da domani saranno attenzionati a dovere, così come stiamo tentando di attenzionare un po' tutto. Ospedale. L'ospedale abbiamo un'altra telefonata, sindaco, sì. Mi scusi. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Pronto, vorrei? Prego, prego. Parlare con il sindaco. Prego, il suo nome? Antonina. Antonina, prego, Antonina. Signor sindaco, forza e coraggio e va avanti. Bene. Questo. Grazie signora. Grazie signora Antonina, grazie mille. Grazie.
Bene, sindaco, insomma, la gente la vuole bene, veramente. Vabbè, più facile, dai. No, chiaramente vabbè, lo non so, troveremo perché... mai chi ha il coraggio di chiamare, di chiamare e dire, perché anche questo, vabbè. Anche questo, io avrei, invito qualcuno a farsi sentire, a sì, pormi diciamolo. Di fronte, perché parlare alle spalle è facile. Poniamo il confronto pubblico, e non mi sono mai, ecco, qualcuno diciamo. qualcuno mi ha detto in questi giorni, se vuoi risolvere questa problematica dobbiamo parlare a quattro occhi. Assolutamente, non ho mai fatto riunione carbonare su problematiche che riguardano la vita del paese che mi onoro di rappresentare. Io sono pronto a discutere davanti a qualsiasi platea, di 100, di 1000 o di 1 milione di persone. Voglio pure dire, sindaco, non temo confronti, mi scusi, ecco, posso pure sbagliare, voglio... però come ho detto, nelle mie decisioni spesso mi faccio confortare, stiamo lavorando in sinergia con i miei funzionari, con i vigili urbani, con il comandante della forestale, che ringrazio per la preziosa, spesso mi confronto con il comandante di stazione e dei carabinieri, e sbagliare a più teste è meno, diciamo, è meno gravoso, è più confortante. Qualsiasi scelta va partecipata, io questo è il messaggio che voglio dire. Comunque no, volevo appunto dire che la gente può intervenire, chiunque, quando lei è presente qui nei nostri studi può intervenire sia telefonicamente, anche sì. La invitiamo a venire naturalmente, quindi tutto è possibile, ecco, anche un confronto diretto. Abbiamo altri 5 minuti di autonomia, sì. Tocchiamo giusto l'ospedale. L'ospedale, esatto. Abbiamo avuto un incontro tutti i sindaci con Scura, un incontro che mi ha, diciamo, deluso parecchio. Scura ha detto che non chiuderà gli ospedali, ma a noi non basta. Noi vogliamo delle risposte per l'ospedale di Merito. In questi giorni vediamo l'oncologia di Scilla, Cittanova, Polistena e Merito. Chiaramente ognuno difende il proprio orticello, qua non si tratta di difendere l'orticello personale. L'ospedale di Merito ha un bacino d'utenza immenso, con una conformazione geografica molto, ma molto diciamo particolare. Noi abbiamo una distanza da Roccaforte, dove il cittadino di Roccaforte è un cittadino che viene, dovrebbe essere, dico, uso il condizionale, dovrebbe essere curato a Medico senza ospedale per arrivare a Reggio. Beh, purtroppo ieri abbiamo visto l'ennesimo, tutti quanti, incidente stradale, ha perso la vita un ragazzo di 33 sì. anni. Io faccio le condoglianze alla famiglia, mi unisco al dolore di tutte le famiglie che hanno avuto purtroppo questi tristi eventi. La 106, l'ospedale è importantissimo. Scura ha detto che verrà a Merito. Noi il 30 di settembre abbiamo una riunione come sindaci dell'area grecanica per fare il punto della situazione sull'ospedale, e là andiamo a ribadire la richiesta di un incontro, anzi della presenza di Scura a Merito, per porre in essere tutte le problematiche di cui abbiamo ampiamente discusso. L'illuminazione, sindaco, l'illuminazione, guarda, stanotte è saltata in più quartieri. Sì, ma è inviato Maso quella... Campanella è intermittenza, guarda, sembra Natale, questo l'ho visto anch'io. No, tanto per lo sappiamo benissimo, abbiamo un monitoraggio, il nostro tecnico, il nostro elettricista Pippo Romeo, che ringrazio, così come ringrazio buona parte degli operai. Ieri abbiamo fatto l'ennesima perdita corposa con due operai, mattina, pomeriggio, fino alla sera. Li ringrazio, non faccio il nome per non fare un torto a nessuno, però ci sono operai che stanno partecipando veramente con dedizione a quell'inversione di rotta che noi abbiamo chiesto. Inversione in rotta che da domani cercheremo di accelerare. Domani è un giorno importante per Merito. Domani io ho saluto e ringrazio, così anticipo quello che volevo dire, il segretario, la dottoressa Bencivini,
per quello che ha fatto a merito. O domani ho, diciamo, ritenuto o sostituire il segretario, domani ci sarà, da domani ci sarà una nuova segretaria a merito Portosalvo. Tanti problemi. Una delle cose che mi ha colpito, o diciamo che mi ha fatto anche fare questa scelta, e sembrerebbe una stupidità, ma così non è: Melito per anni non ha avuto il piano ferie. Io il 12 agosto, quando c'è stata la calamità naturale, mi ritrovavo con qualche assessore, con qualche consigliere, con qualche dipendente, ma nulla di più. Io ho detto, eravamo io la penna e la scrivania, e vanno riviste tantissime cose. Quattro minuti, sindaco, sì, per parlare di... Non è possibile, a merito, che venga fatta una rateizzazione come comune di una cartella settoriale di 360.000 euro a novembre, ottobre, non ricordo bene la data, per 5.200 euro, e di questo non c'è traccia in bilancio e addirittura non si trova la pratica al comune. Non è possibile che viene la ditta Feberte per gli ascensori e dice: ma io ho un credito col comune di 16.000 euro dal 2013 e nessuno mi dice niente, ho scritto nel 2013, ho scritto nel 2014, ho scritto a gennaio 2015. Non è possibile quello che abbiamo ereditato con la ditta che faceva le pulizie, da novembre completamente senza alcun rapporto con l'ente, e così via via dicendo. Ci stanno, noi stiamo trovando tantissime cose. Io e mi riprometto anche di fare dei passaggi abbastanza forti. L'ho detto pubblicamente in sede di consiglio comunale che porteremo una relazione al ministro dell'interno e al ministro degli enti locali. Abbiamo chiesto, tanto per conforto e confronto con il prefetto, per quanto riguarda la pratica ASED, ci è stato risposto che è un rapporto che dobbiamo discutere tra noi comune e la ditta ASED. Quindi noi ci sentiamo anche un po' soli, diciamo soli perché in pratiche così strategiche, in pratiche così ingarbugliate come quelle del contenzioso che si è creato con ASED, gradiremmo un maggior conforto da parte della prefettura. Le devo leggere questo messaggio, sindaco, perché abbiamo tre minuti. Solo una cosa voglio dire: abbiamo un sindaco che sta cercando di risollevare un paese ormai in degrado, tralasciando alcuni componenti della giunta che, consentitemi dire, incompetenti senza alcun titolo, inesperti e così via, ma vogliamo cercare di dare una mano noi melitesi senza buttare fango su un uomo che ha avuto il coraggio di mettersi sulle spalle un paese in difficoltà. Ma smettetela di fare guerre sui social per mezzo di stampa e quant'altro. Il sindaco, io ti ho votato e sono fiera di averlo fatto, sta a te risollevare Melito. Buona giornata. Allora, condivido in parte il messaggio. Non posso dire sì, inesperti. Lo siamo, come arriva il messaggio. Sì, lo siamo, mi sento pure io, non mi sento un grande esperto in tutti i settori. Se parliamo di sanità, io dico che ho difficoltà, grosse difficoltà a parlare di sanità. Forse ho qualche, diciamo, difficoltà in meno se parliamo di aspetti tecnici, oppure diciamo di altre cosette. Abbiamo fatto tanto. Sbagliare umano, magari sbagliare nel parlare, usare il... Io spesso sbaglio qualche verbo, non mi vergogno di dirlo. Amo parlare a braccio, ecco, schematizzare, fare qualche appunto. Non mi piace fare il compitino e leggerlo. Io preferisco un assessore che sbaglia nel parlare, nel verbo, ma sicuramente un assessore onesto, un assessore che non ha mai rubato, un assessore, certo, che lavora moltissimo, ma poi i risultati che riesce a portare a casa sono minimi. Bene, non tutti abbiamo la fortuna di lavorare uno e arrivare a 10 come risultato. È un po' come lo studente: c'è chi in 10 minuti riesce a leggere e a rendere per il 10, c'è chi studia 2 ore e rende per il 6. La bacchetta magica non ce l'abbiamo, non ce l'ho io, e credo, io sono veramente contento, orgoglioso e fiero della squadra
non solo degli assessori, ma anche dei consiglieri della squadra che si sta creando e si sta sempre di più implementando al mio fianco, operai compresi. So che la sto pressando, sindaco, ma in automatico verremo tagliati su Telemerito, quindi ecco, per chiudere un saluto. Solo due, un minuto. Vabbè, un minuto. L'avevo scritto io, abbiamo un po' trascurato i cimiteri, perché minuto. Abbiamo, diciamo, forse alzato un po' il tiro con un pizzico di egoismo, tentando di fare tutto con le nostre forze. È chiaro che, allora vi do un dato, con quella di ieri che è stata molto impegnativa come perdita, siamo a 135 riparazioni. E fate un po' i conticini, siamo stati per un mese senza mezzi, anzi forse 45 giorni senza mezzi, abbiamo un solo camion, abbiamo bene o male anche fatto tanti allacci di acqua, abbiamo pulito le scuole, abbiamo fatto tanto o poco nei cimiteri, ci ritorneremo e faremo tanto prima del 2 novembre, che il l'1 e il 2 novembre. E i cimiteri avranno il decoro che devono avere, e siamo partiti da là, li abbiamo non dimenticati, un po' parcheggiati perché forse siamo stati un po' veramente egoisti e volevamo tutto e subito, purtroppo abbiamo tentato di fare tutto non subito, con le nostre forze. Quelle forze. Bene, sindaco. Piccolo peccato di presunzione. Ci sta. Che va verso il risparmio. Sicuramente. Bisogna gestire bene questo momento difficile della nostra città. Comunque grazie a lei, sindaco, e all'amministrazione comunale, perché vedo l'impegno che ci mettete veramente. L'ultima cosa. Allora, io sto continuando a ricevere tutti i giorni, a qualsiasi ora, quando sono all'ufficio, chi mi dice sindaco 5 minuti gli dico 2, chi mi dice 10 gli dico 3. Aiutateci, stateci vicino. Voglio tranquillizzare un po' tutti sull'esito del ricorso. Per me il ricorso avrà un esito scontato. Prima si parlava del 25 settembre, adesso si parlerà del 30 ottobre, poi sarà il 30 dicembre, poi sarà il panettone, poi la colomba. Quindi un saluto a tutti quanti. Per chiudere, l'ultimo messaggio: manca il custode fondamentale per il cimitero, sindaco. È vero, li stiamo facendo chiudere e aprire, ragazzi. Calma, manca il custode al campo, manca il custode alla villa, mancano tante cose. Da qua a fine anno ci saranno 7 persone che andranno in pensione. Quindi speriamo che per Natale il sindaco ci fa questi regalucci che la gente chiede, dai. Non sono regali, sono assolutamente antidovuti. Antidovuti, però nel senso buono, volevo dire, appunto. Stiamo cercando di fare del nostro meglio. Se ci aiutate, forse riusciamo a fare qualcosa in più, che va verso l'indirizzo del bene comune e verso quello che il nostro cuore desidera, è quello di far crescere e trascinare un attimino un po' meno in basso il paese in cui l'abbiamo ereditato. Allora, sindaco, visto che io la sto presa, perché poi è brutto che la gente che ci sta vedendo non ci vede più in un attimo, perché è in automatico, la ringraziamo, la ritroviamo qui, a presto. Diciamo una parola a ciascuno. Lei dice la prima, la può dire? La prima la posso dire Inter, la prima la dica lei. Furbo il sindaco. Voleva dire Forza Juve, ma non ci riesce, gli viene difficile. Noi diciamo Forza Meli. Forza Melito, e viva Melito, e diciamo forza e viva l'aria grecanica. Benissimo, perché benissimo. Ragioniamo un attimino. Ok, un saluto a tutti quanti, vi ringrazio. Grazie dai cittadini di San Leonardo per aver sistemato le luci, sindaco, grazie. Questo è l'altro messaggio che è arrivato, i cittadini di San Leonardo la ringrazio. Bene, grazie al sindaco, lo ritroviamo ancora qui nei sempre. Nostri studi. Grazie a tutti, buona domenica, alla prossima, ciao a tutti.